È felice? Oh! Abbiamo un buon matrimonio. Non è quello che ho chiesto. È felice? Beh, sì. Qualche volta. Dalla sua telefonata ho capito che non si fida di noi due da soli. Forse non si fida di se stesso. È un uomo fedele? Oh, lei lo saprà sicuramente meglio di me. Aveva una certa reputazione e abbiamo avuto momenti difficili. E lei ha fatto pace con la sua vita? Oh, che genere di domanda è questa? Credo sia una buona domanda. Ha fatto pace con se stessa e con il suo matrimonio, così com'è? No. Oh. Non si preoccupi, non è niente. Sono così maldestra. Noi francesi abbiamo un atteggiamento diverso nei confronti del matrimonio rispetto a voi americani. Oh, e quale sarebbe? Siamo pratici. Siamo fedeli alla famiglia e al matrimonio, ma siamo umani e seguiamo le nostre passioni. Noi dobbiamo sembrarvi dei noiosi puritani. E colpevoli. La colpa fa male alla digestione. Già, chissà com'è la digestione di Michael. Beh, è un uomo attraente e le donne a volte sono disposte a tutto per un ruolo in un film. Una volta un'aspirante attrice venne al nostro tavolo in spiaggia. Michael aveva tolto le scarpe. Lei ne prese una, ci versò dello champagne e brindò a lui. Michael capì che era disperata, quindi la allontanò. Ma le diede il suo Rolex di oro rosa. Non era obbligato a farlo. Gliel'avevo regalato io. Mi disse di averlo perso.